Ciao a tutti! Sì, Era un po' che non vi facevo vedere una puntata dedicata a Planetary Annihilation. Io sono un giocatore che più che altro fino adesso vi ha fatto vedere partite di StarCraft 2 e qualcosa di Hero of the Storm. Però Planetary Annihilation è un real-time strategy fantastico. Perché proprio oggi? Perché oggi, 5 settembre, c'è la release ufficiale del gioco. Praticamente non è più soltanto una fase gamma, ma è proprio una release ufficiale. In onore di questa giornata, di questo gioco di strategia che nasce, vi faccio vedere il trailer di lancio, che sarebbe l'intro, come potrebbe essere quella di StarCraft 2, semplicemente che questo è un intro proprio di quello che credo possa essere il gioco. Ora, sta zitto. Scattered across the universe, agents of destruction lay dormant for millennia. Until the awakening. Sentient war machines, relics of a universe in turmoil, forged by their ancestors to complete one mission. Annihilate everything. Giusto. Annientare the qualsiasi endless cosa. conflict continues to march into the vast darkness of space. Battles rage across the cold void, devastating planets, moons, and asteroids. Cosmic obliteration for a purpose long forgotten. Technology has been captured, assimilated, refined, and transformed into brutally efficient, self-replicating mechanisms of war. Ed eccoci alla fine del trailer. Vi scuso se mi è scappata qualche parolina mentre il trailer era in atto. E è un gioco, come ho detto, estremamente complesso. Io sono abituato a giocare con StarCraft 2 e ogni volta che prendo in mano Planetary Annihilation mi viene quasi un senso di fatica perché ci sono veramente tantissime cose che bisogna fare ed è sicuramente molto più difficile. Andiamo a vedere qualcosina, va bene, impostazioni, poi qua c'è di tutto. Un'altra cosa che avevo già fatto vedere, ma che io continuo ad apprezzare tantissimo, ora perché non ho una connessione, ma questa è una cosa che dovrebbero avere tutti i giochi, cioè la possibilità di streamare direttamente dal gioco stesso. È una funzione fantastica, specialmente per quei giochi che si vorrebbero innalzare al rango di sport. Allora, vediamo un po', qua ci sono replay, vabbè, impostazioni si può mettere le varie grafiche, facciamo che vi faccio vedere un single player. Ora, una Galactic War che ho già fatto, ne ho fatta una di partita, quindi vediamo un po', dovrei poter continuare da quello che avevo iniziato precedentemente. Ok, qua praticamente si va in questo sistema, in questa galassia, e se, a seconda del sistema si possono imparare upgrade oppure direttamente fare delle battaglie. Allora, ci si può spostare in qualche modo? Ok. Perché non si muove l'aquila? Ok, scanning system. Questo l'avevo sconfitto, quindi no. Questa no, me la tengo. Vediamo un po'. Oh, ecco. Jump. Jump. Facciamo jump qui. Oh, eccoci qua. E qua si può combattere. A seconda poi del pianeta si può imparare determinate tecnologie, però questo è proprio non è diciamo, potrebbe essere una specie di campagna di StarCraft 2. Il problema però è che qui non c'è, diciamo, praticamente quasi nessuna storia alla base di tutto questo. C'è semplicemente voi che dovete distruggere il nemico nelle varie missioni che vi si propone di volta in volta. Una cosa bella di questo gioco è sicuramente il multiplayer, molto più insomma competitivo. Si possono fare delle partite in tantissimi pianeti diversi e
e addirittura dei sistemi solari con più pianeti, sì, no, pianeti con satelliti e via dicendo. Solo che ogni volta che aggiungete, diciamo così, carne al fuoco, le partite diventano molto più lunghe e molto più complesse. Questo è un gioco dove, tra l'altro, qualora vi sarà possibile, dovete sempre tenere il vostro avversario costantemente sotto assedio, ma da più lati, anche perché questo è un gioco dove fate presto a prendere tutta la mappa, solo per quanto riguarda ad esempio gli estrattori, che sono comunque sia una delle fonti di risorse più importanti, insieme all'energia, che però potete avere semplicemente creando dei pannelli energetici. Ora, in questa particolare modalità non tutte le opzioni sono sbloccate. Io casomai ora mi impegnerò poi a fare dei single player a 360 gradi con tutte le unità e strutture disponibili, e poi casomai farò una specie di resoconto totale. Ok, qua, mamma mia, ci sono, ecco qua, in questo sistema galattico ci sono diversi pianeti, e io mi prenderò questo, vediamo un po', eccomi qua, e che mi piace, è bello bello colorito questo pianeta. Ok, una volta che date la posizione al comandante, quest'ultimo arriva con un gran botto dall'alto dei cieli. Eccolo qui il comandante, avvia l'annientamento, che tra l'altro, ragazzi, è una grafica veramente spettacolare questa di questo gioco. Allora, posso fare pochissimo, posso fare giusto una fabbrica di veicoli e una fabbrica navale, il resto mi è precluso in questo momento della campagna. Credo che poi la maggior parte delle cose vengono sbloccate più avanti, però diciamo che linea di massima è un ottimo modo intanto per prendere dimestichezza con il gioco, e comunque sia farvi vedere la grafica, anche non è molto differente da quella che vi ho fatto vedere precedentemente, forse adesso ho messo in modalità Uber, cioè proprio quella massima, però ecco, sicuramente potete avere un'idea di quello che è questo gioco, ribadisco, fantastico. Ok, facciamo un costruttore e poi faccio uno skitter per andare a scoutare il mio avversario. Vorrei sapere qual è la sua posizione. Ok, qua mandiamo questo qui subito qua, poi si prende shift, come vedete c'è anche la traiettoria che deve percorrere, che percorrono i veicoli una volta usciti dalla fabbrica. Il comandante ha finito un pannello solare, credo che si chiamino, come si chiamano ora? Sì, impianto energetico, molto semplicemente. Ok, vediamo un po', eccolo qui, lo skitter. Volevo vedere dov'è il mio avversario. Ok, questo ha finito, andiamo a costruire gli estrattori. Ecco, questa è una zona abbastanza ricca. E continuiamo a fare un po' di costruttori, sono molto lento per adesso. Farò del mio meglio, intanto eccolo qui, il buon skitter che sta perlustrando la zona, molto veloce come unità. Enemy contact, quindi mi ha trovato prima l'avversario, il che non è bene che mi abbia trovato prima lui, vuol dire che comunque sia vicino magari in questo punto. Va bene, allora, eccolo qui il mio estrattore, il mio costruttore, andiamo a costruire estrattori un po' ovunque, perché comunque sia sono il fulcro delle mie risorse. Se faccio due volte uno, come vedete, vado nel mio, diciamo, nel gruppo 1, che si fa con control 1. Se piglio due volte alt c, ritorno dal comandante. Ecco qui il mio costruttore, gli dico di costruire una tipo torretta in questo punto, giusto per andare sul sicuro. Inizio a costruire casomai un po' di difese antiaeree, e eccolo lì, subito lui può fare unità volanti, il mio avversario, quindi è un'ottima scelta questa. E eccolo qua, l'ho trovato, eccolo qui, io dove sono rispetto a questo, eccolo, io sono qui, quindi dovrei andare in questa zona per catturarlo. Ancora ci devo prendere, come si dice, la mano. Allora, appena questo è finito, direi di fargli costruire una torretta contro aerei e poi una torretta vera e propria per sparare all'unità di terra. Il comandante, adesso abbiamo un bel po' di efficienza energetica, 85 di produzione con 30 di consumi,
quindi posso andare a costruire delle fabbriche aggiuntive. Questi sono buoni per difendersi come tutte le unità aeree. Da qualche parte, eccolo qui, c'è un costruttore che sta finendo questa torretta, che però è buona, ecco, solo per difendersi da unità di terra, una torretta molto grossa e molto funzionale, che può essere sbloccata da semplicemente con i costruttori. Questa non la può fare il comandante, anche perché il comandante è molto limitato. Eccolo qui il mio avversario, quindi tutte le unità che farò le voglio mandare in quel punto di qui a breve. Eccoli qua le mie unità di attacco, e qui mi hanno già distrutto un estrattore, il che è molto male. Ok, qua siamo ben difesi, molto ben difesi, e come vedete vi dovete espandere in continuazione, serve un grosso multitasking. Sono andato a vedere per un momento questo, addirittura posso un orbital ender, questo è carino, vediamo un po' di costruirlo giusto per provare qualche cosa. Questo dovrebbe essere un radar orbitale. E ok, se fate tipo doppio clic, prendete tutte le unità dello stesso tipo, quindi con, e poi faccio CTRL 5 e praticamente io, cliccando ogni volta su 5, richiamo queste fabbriche, che è una cosa buona e giusta. E ok, andiamo a produrre ancora impianti solari, in modo tale che la produzione non si blocchi mai, almeno quella per quanto riguarda le mie strutture. Qua c'era un costruttore, se lo sono fatto all'anima, non c'è più. E vediamo, allora da qua smetto di costruire questo e gli dico di fare questo, non si toglie, vabbè, pazienza, vai qui. Ok, e da qua ci dovrebbe essere il comandante, ogni tanto costruiamo tipo delle torrette antiaeree. Ho ammassato un buon numero di unità, direi intanto di andare a distruggere questo estrattore. Con CTRL 1 gestisco questa unità da qui in avanti, poi CTRL 5, così posso richiamare le mie unità di volta in volta. E ok, qua abbiamo questa antenna radar che dovrebbe fare qualcosa. Ok, sta già lavorando in qualche modo? Sì, forse sto... Se... Oh, ok, questa è... Ok, questa intanto è, me l'ero scordato, non so neanche su quale pianeta sto, quindi è problematico. E vediamo un po'. Oh, ecco qui. E quindi questa, diciamo che si potrebbe definire la minimappa. Però è una minimappa da cui io posso controllare e zoomare, praticamente come se aveste due schermi contemporaneamente. Non è cosa da poco. E ok, qua poi ricostruiamo delle torrette, è sempre bene difendersi. Ok, là c'è il mio avversario, okay, qui possiamo riciclare questo estrattore e iniziare ad ammassare le torrette. Ok, qua ci abbiamo il comandante, ricordatevi sempre che in questo gioco se il comandante muore avete perso la partita. Si potrebbe quasi definire un GG Nore. Ok, prendiamo il mio gruppo, 2x1 e ce l'abbiamo, e andiamo ad attaccare gli estrattori dell'avversario. Sarebbe interessante, ora vediamo un po', ecco, facciamo 5 e le mandiamo tipo in questo punto dei costruttori. Ecco le mie unità, guardate ragazzi che è bella grafica, mi piace veramente tanto, anche quando ci si avvicina a questi carri armati che insomma sparano. Fatta bene, mi piace veramente molto. Ok, questo comandante che invece mi ricorda un po' i Gypsy Danger di Pacific Rim. Intanto eccolo qui, guardate che com'è spavaldo questo avversario, che arriva praticamente fin sotto casa. Sarà il caso di costruire delle belle torri in modo tale da fargli passare definitivamente la ruzza di fare una cosa del genere. Intanto mi sono fatto praticamente suscitare degli estrattori, qua basta veramente un colpo per finirci secco. E dai, ti devi costruire. Ok, il gruppo 1 è ancora vivo, quindi continuate ad attaccare ragazzi miei.
piallate qualsiasi cosa che incontrate sulla vostra strada. E Ice Factory, ah, quindi abbiamo, sì, abbiamo Ice Factory located, cioè abbiamo localizzato la fabbrica. Intanto questi qua, come vedete, sono delle contraerei spettacolari che tentano di distruggere le unità aeree del nemico. Con 2x5 riprendiamo il controllo delle fabbriche e vediamo di fare via i costruttori, basta costruttori, e possiamo fare un po' di tutto. Ok, qua dovete fare, ragazzi, delle torrette antiaeree, perché ho visto che l'avversario ne ha molte. Infatti non ho fatto in tempo a dirlo, cercate di finirlo almeno una. Ok, dov'è il comandante? ACC. Ok, andiamo a costruire un po' di impianti energetici. Ok, ce l'ho ancora un gruppo? No, non ce l'ho più. E quindi tutto il resto, diciamo, è andato. Continuate ad attaccare senza sosta, miei prodi. E qua via estrattori. Qua finalmente abbiamo, forse... ho localizzato il comandante nemico? Dov'è? Non è che mi si sta suicidando addosso, no? Perché se mi suicida, se mi viene addosso, praticamente muoio con la sua esplosione. Dov'è il comandante? Non lo vedo. Tra l'altro ha un'icona inconfondibile, eccola qua, l'icona del comandante, è di nuovo sparito. Va bene, andiamo di nuovo con fabbriche, carri armati, tutti quanti in modalità. Eccolo il comandante! Attaccate lui, attaccate lui, se ci riuscite, ragazzi miei. E rinforzate le difese, signori, voi invece. Non voglio che il comandante arrivi in questa zona, assolutamente non lo vogliamo. Ok, da qualche parte, eccoli qua, ci dovrebbe essere tipo qualche estrattore, benissimo, ci sono, li chiamo estrattori perché sono abituato a giocare a StarCraft, ma in realtà sono dei costruttori. Potete utilizzare il tasto Shift per dare più comandi contemporaneamente. Ok, abbiamo un bel po' di fabbriche a questo punto. Allora, facciamo un bel po' di contraerei. No, così sono troppe. Ok, così mi sembra giusto. E poi un sacco di carri armati. Eccolo qua, le nostre forze che stanno combattendo coraggiosamente contro il comandante avversario. Eccolo qui il comandante avversario. Ci sarebbe anche un modo per girare la telecamera, ma non lo conosco. Devo dire la verità, come vedete, ragazzi, c'è questo foglio dei comandi rapidi che è immenso. Ok, io intanto avanzo con le mie torrette, piano piano. Come vedete, mi sono espansa abbastanza bene, devo dire. Qua c'è qualche unità. E vai, andate a distruggere qua, subito, miei prodi. E qua ci costruite anche uno di questi e poi uno di questi. Qua riescono a, in qualche modo, attaccarmi. Io voglio che... eccolo qui, piano piano i miei torri si avvicinano all'avversario. Qua continuiamo ad attaccare senza pietà. Ok, e qua i comandi ce ne sono un sacco. Allora, abbiamo 125 di consumi di energia contro 141 di energia che viene costantemente prodotta. Ok, queste sono tutte unità d'attacco e le mandiamo qui. L'ultima volta qua in queste zone era stato avvistato il comandante avversario. E va bene, qua costruiamo, questa è una torretta a lunga gittata, mettiamola qui e vediamo un po' se c'è qualcos'altro tipo da distruggere in altri punti. Ecco, vedete, come vi ho detto, attaccate sempre da più punti in modo tale da non dare punti di riferimento all'avversario. Ora voi immaginatevi di giocare una partita lunga
che contempli tutto questo sistema solare, dove ci sono solo in questo tre pianeti, perché poi il comandante può spostarsi da pianeta a pianeta. Eccolo, lo abbiamo ritrovato il comandante. Qua momentaneamente sono bloccate le mie unità, non riescono ad avanzare contro questa torretta nemica che sta cadendo, però devo dire piuttosto velocemente. Riuscirà a cadere, è caduta, continuo ad andare all'attacco e continuiamo a fare unità, tante unità, non deve avere tregua questo avversario. E il comandante ha finito di fare qualche estrattore, no, poi mi ero sbagliato prima, 127 è il metallo, 12.6k è l'energia e 4.9k è quella che sto consumando, quindi via con nuove fabbriche di veicoli. E mi serve però di fare estrattori, vediamo un po' qua, eccoli qua. Vediamo un po', qua mi fai un estrattore e te me ne fai un altro in questo punto. Poi te mi vai all'attacco e te dopo di questo mi fai un estrattore qui. Tu invece mi fai uno che protegge. No, qua c'è il comandante che potrebbe essere incredibilmente vicino di unità nemiche, questo non è bene. Attaccate, questo è un gioco frenetico, dovete sempre attaccare. E poi la musica è incredibile, è una delle colonne sonore più belle che ho mai sentito per questi anni di giochi. Intanto ecco le unità che avanzano con questa marcia tipo di... Eccolo lì il comandante, questa è la volta buona, me lo sento, attaccatelo. Attaccatelo su due fronti. Eccolo qui che stanno attaccando il comandante, che sta cercando di scappare. E ma prende fuoco! E Fulmicotone vince con questa mega esplosione nucleare che vi dice: Avete vinto. Ok, ragazzi. Come vedete, gioco spettacolare. Veramente gioco spettacolare. E spero comunque sia di avervi incuriosito, e credo che il gioco sia attualmente disponibile su Steam qualora insomma lo vogliate, e niente, festeggiamo quindi oggi la release ufficiale di Planetary Annihilation, il diciamo l'erede spirituale a tutti gli effetti del vecchio Total Annihilation. Per chi come me ci avesse giocato saprà del capolavoro di cui sto parlando. Io vi ringrazio come sempre per la visione di questo video e ci vediamo la prossima volta con un'altra puntata dedicata a... non so, vedremo. Nel frattempo vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Ciao ciao.